Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare un motocoltivatore della Bertolini Diesel, un bellissimo prodotto. Un motocoltivatore diesel con l'avviamento elettrico. È il motocoltivatore diesel 405S. È un motore che sviluppa reali 6,7 cavalli al punto di sforzo, quindi in realtà i suoi cavalli sono un po' di più, però noi dobbiamo dire quelli che fa il punto di sforzo. C'è una fresa da 60 cm registrabile. E inoltre abbiamo la possibilità di andare a determinare in maniera molto veloce la profondità di fresatura con questo dispositivo. Abbiamo su questa macchina due marce, avanti e due marce indietro, veloci da selezionare perché posso passare dalla modalità avanti a retro con il semplice inversore, quindi con questa leva senza dover cambiare le marce. In pratica non faccio altro che cambiare dalla posizione di avanzamento alla posizione di retromarcia. La frizione è una frizione attiva. Cosa significa? Significa che la macchina rimane sempre in moto per andare avanti. La macchina rimane in moto. Se faccio così, la macchina inizia a funzionare. Per fermarsi, o faccio così, o lascio addirittura, perché se accidentalmente cado o perdo i sensi, la macchina cosa deve fare? Si deve arrestare immediatamente, deve essere in sicurezza. Tra i vari dispositivi in allestimento alla macchina abbiamo anche a disposizione i freni, ruote larghe per riuscire ad avere un ottimo grip, possibilità di alzare e abbassare le stegole con questo comando, molto semplice, ma anche possibilità di mandare di fianco le stegole con questo semplice dispositivo, il quale mi permette anche di far ruotare completamente le stegole. Posso ruotarle completamente di 180 gradi per poter utilizzare il motocoltivatore anche in un'altra modalità, ad esempio con un trincia anteriore. Quindi le stegole per forza le devo mettere sopra il motore. L'avviamento elettrico è direttamente nel motore, è in questo punto qui. Con pochissimi passaggi lo posso mettere in moto, così pure lo posso mettere in moto con una leva a mano. Bertolini si è sempre distinta nel tempo, è un'azienda che ha più di 100 anni, per avere dei carri, dei telai estremamente robusti. Quindi chiunque dovesse acquistare una macchina della gamma Bertolini sa che comunque acquista delle macchine toste, delle macchine in grado di sopportare dei lavori gravosi e in ogni caso delle macchine che hanno un circuito di ricambi e quindi nel tempo ho sempre la possibilità di poter attingere a tutti i pezzi che ho bisogno, a tutti i ricambi che ho bisogno. E questa macchina che è un diesel, cioè, che esiste anche a benzina, è destinata a chi ha magari dei terreni un po' pesanti e quindi ha bisogno della zavorra di un motore diesel per poter avere più grip nel terreno, oppure a chi piace il diesel o perché ha il gasolio e quindi vuole sfruttare il gasolio. In ogni caso è una macchina né troppo grande né troppo piccola a gasolio, quindi questo potrebbe essere quel prodotto intermedio che nel mercato di solito si trova a benzina e che potrebbe avere il peso e il prezzo giusto. Quindi a questo punto, se volete acquistare la macchina, non fate altro che cliccare nel link in descrizione. Ciao a tutti e buona fresatura!